miei amici, siamo andati nello spazio di Minecraft. Con le nostre vistose tute siamo riusciti ad andare nella stazione spaziale e dopo sulla Luna. Riusciremo a trovare delle forme di vita extraterrestri e soprattutto riusciremo a non perderci nello spazio vuoto. Ehi ragazzi, porca miseria, vi devo dire una cosa incredibile. Cos'è? Allora, che cosa? Allora, chiudiamo la porta perché non ci deve sentire assolutamente nessuno, ok? E sono 3 secondi per lasciare like. 3, 2, 1. Complimenti, benvenuto nello stormo. Ok. Voi siete mai andati nello spazio? Eh? Nei miei sogni. Nello spazio non ci siete mai stati nello spazio, voi due? Qui tre, voglio dire. No. Ovvio che si può. Sì, ho praticamente installato una cosa sotto il vostro naso. Voi non ne sapete completamente nulla. Ma io ho installato. Ma cosa nel mio naso? No, sotto il vostro naso. Nel senso che. Modo di dire, idioti. Allora, guarda, venite a vedere, Ok. Ci puoi preoccupare. È una cosa incredibile, ok? È una cosa incredibile che nessuno deve saperlo, perché altrimenti qualsiasi persona potrebbe andare nello spazio e noi dobbiamo essere gli unici. Venite qua. Che fate, venire? È molto semplice questa casa. Sembra normalissima. Qua ci sono le fornaci, qua ci sono le ceste, qua i letti. E qua c'è invece un passaggio segreto. Cosa? Sì, da qua. Fighissimo. Da qua si va verso la lancio della mia nave spaziale. Sei un razzo. Eh sì, ma ci sono anche tutti i monitor per quanto riguarda. Un attimo solo, ok? Fatemi un attimo fare una roba. Innanzitutto dobbiamo aprire il portellone, che non riesco io ad aprire il portellone. Lo vado ad aprire da sopra. Ok, datemi un attimo, Non è tutto automatico, ok? Datemi solamente un secondo che. Allora, dovrebbe aprirsi questo qua. Ok, sì, perfetto. Sono qua, ragazzi, aspetta. Ok, perfetto, eccomi qua. Tranquilli, sto benissimo, niente di rotto. Ok, perfetto. Allora, che sarò? Entrare? No, aspetta. Prima dobbiamo indossare quello che ci serve, giusto? Innanzitutto, nello spazio bisogna mangiare cibo in scatola. Quindi queste sono patate, queste sono carote, queste sono... No, quella la butti, perché non si può mangiare quella roba lì nello spazio. Quella la butti? No, diventa brutta. Io ad esempio ho... Ma posare, allora. Dammela a me, perché mi devo fare uno spuntino prima di partire. Meglio ragazzi partire a digiuni, perché così almeno non vi si riempie lo stomaco e non vomitate. Anche perché l'astronave, come potete vedere, c'è il drone, è piccolino, quindi sì, non sarebbe bello. Saremo un po' stretti, credo. Sì, se vomiti, vomiti sopra tutti gli altri, quindi meglio evitare. Comunque, in ogni caso. Ma poi fluttua. Sì, che cosa fluttua? Vomita. Sì, appunto, poi ti arriva in faccia senza voler. Allora, guarda. E ovviamente vi servono anche i paracaduti, perché se noi volessimo ritornare ovviamente nella terra, questo è quello che vi serve. Quindi paracaduto a te, paracaduto a te, paracaduto a te, paracaduto a me. Grazie. Ok, una volta che ce l'avete nell'inventario poi lo potrete utilizzare in futuro. Intanto comunque cosa volevo dirvi? Ok, sì, avete preso tutto. Ah sì, è giusto, dobbiamo cambiarci assolutamente. Cosa? Le tute d'astronauta. Le tute d'astronauta sono, basta che entrate qua dentro che ve le mette automaticamente. Ah, ok, va bene. Sì, guardate, aspettate. Eccoci qua, perfetto, me la sono messa. Poi, eccoli. Tada, fighissimo. Quanto sono figo. Sì. Che bello. Ora possiamo andare nello spazio. Bello. Siete pronti? Sì, va bene. Sì. Andiamo. Ok, via. Uno. Ok, sì, entrate tutti. Siete entrati? Sì, ci sono io. Ottimo, perfetto. Oh, cacchio. Vai, letto, porca miseria, entra. Dai. Come si entra? Aspetta, ok, arrivo. Ecco qua, perfetto. Pronti ragazzi, stiamo per partire. Vai. Sì. Oh, mio Dio. Tenetevi forte. Che brutto. Tenetevi forte. Non ci sto capendo niente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai ragazzi, andiamo. Dove vogliamo andare? Possiamo andare da qualsiasi parte. Però io faccio vedere io. Intanto andiamo verso lo spazio. Ma sono verso il sole così. Tranquilli, non stiamo andando verso il sole. Stupido. Adesso sceglieremo dove andare, sì. Ok. Ci siamo. Spostatevi al mio piede. Allora, possiamo scegliere dove andare. Però io direi di stare un attimo nella nostra terra per il momento, perché onestamente non voglio andare su Marte di già, perché ci vuole davvero tanto tempo per andare prima su Marte. E dove andare? E andiamo sulla Terra, ok? E potremmo andare però anche nella nostra base spaziale, nella nostra praticamente base spaziale. Andiamo lì. Carino. Andiamo nella stazione spaziale, Sì. Vai. Stazione. Vai. Eccomi, ci sto per arrivare. Ottimo, ci sono già. Ci dovrei essere. Ecco. Complimenti, se sei arrivato a questo minuto del video, commenta con spazietto. Perfetto. Ok. Voi ci siete pure, ragazzi? Siete arrivati? Sì. Eccomi. Eccoti qua, perfetto. Ok, Olux è qua. Ottimo.
Oh, sciabolette. Come cavolo. Aia. Che casino. Oddio. No. No, 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 no. Aiuto. Aiuto, no, no, no. Aiuto. Aia, aia. Che sta succedendo? No. Me ne sto andando via. No. Aia. È un casino, ragazzi. Oddio, oddio. Questa cosa non l'avevo calcolata, questa cosa qua. Non abbiamo ossigeno. Non è questo il problema. Il problema è che... Come non hai ossigeno? No. Ce l'ho l'ossigeno. Aspetta. Ah, ecco. Dovrei cadere in teoria. No, sto fluttuando. Non riesco a scendere. Vado nella base spaziale io intanto, ragazzi. Va bene. No, Spirito, dove sei? Io sono assieme ad Aerox qua. Dovete andare nella base spaziale. Ci siete nella base spaziale? Guardate dove sono. Sono qua in fondo io. Okay. Questa è la base spaziale. Potete fare un benissimo un salto e arrivare dall'altra parte. Attenti a non cadere però, perché potreste schiantarvi. Ok? Ok. Perfetto. Dovrò arrivare. Spero di non schiantarmi. Io ci sono. Io sto cadendo. Pian pianino sto cadendo. Aiuto. Oh, ti vedo forse. No, che cavolo. Oh, cavolo. Tranquilli. Ok. Bene. Sono arrivato. Ci sono. Aia. Ciao. Chi è questo? Sono io. Ciao Elo. Sì. Attento a cliccare, cioè a schiantarti sulle cose, perché poi parti in quinta e non ti fermi più. Ok, esatto. Questa è la base spaziale, ragazzi. Questa è la stazione spaziale. Praticamente all'interno di questa stazione possiamo fare un casino di cose. A parte il fatto che tipo è stra tipo moderna, il fatto è che non possiamo entrarci. Ciao, Free. Oh, eccoti. Come non possiamo entrarci? Eh sì, non possiamo entrarci perché semplicemente in realtà... Ok, va bene, allora in realtà non è che siamo veramente degli astronauti. Ok, sì, siamo degli astronauti, ma siamo degli... siamo delle persone che vorrebbero entrare nelle stazioni degli altri. Questa non è la mia, ok? Non è proprio la mia. Ok, non è la mia. Quindi siamo... Esatto. Siamo dei pirati. Un po' illegali. Sì, un po' illegali. Però comunque, cioè, nel senso è figo. Aspetta, andiamo di sopra, dobbiamo andare di sopra. Quindi aspetta, tu mi stai dicendo che se ci succede qualcosa Non possiamo chiamare nessuno? Precisamente. Aiuto. Questa cosa non va bene. Ok, perfetto. Però nel senso possiamo ritornare indietro. Possiamo ritornare indietro e andiamo nella luna. Se vi va. Vi va, eh? Andiamo nella luna? Sì, la luna è più figa. Appunto, cioè, magari. E poi il crucco dove cavolo è finito? Cavolo, sto... Ragazzi, non riesco più a muovere. Io già nella luna. Aspetta, mannaggia a me. Riusciamo ad andare... Ah, raga, vero? Possiamo fare una cosa? Allora, ci siamo? Allora, sì, adesso... Vuoi andare sulla luna? Sì, tranquilli, adesso riprendiamo di nuovo tutto quello che ci serve. Un attimo solo che faccio la base. Oh, cavolo. Ok. Entrate tutti. Ok. Entro. Aspetta. Entra, sto per partire. Ci sono. Allora, adesso, ok, andiamo nella luna. Nella luna però, sì, c'è la mia base, quindi possiamo entrare nella base della luna. Quindi tranquilli, ok? Questa era la base spaziale perché volevo farvela vedere. Adesso andiamo nella luna, che lì c'è ancora molta più roba. Sì. Ok. Via! Dai. Ok. Sono velocissimi. No, sto, guarda, ci stiamo ancora più allontanando dalla Terra. Ci stiamo sempre più allontanando dalla Terra. Dobbiamo andare. Ok, ecco qua. Aiuto. Perfetto. Andiamo nella luna. No, ho fatto. No! Ragazzi, ho fatto una cavolata. Che cosa hai fatto? Sto cadendo nella terra, non sto cadendo dalla luna. Cosa, stiamo cadendo nella terra? Sì, cavolo, stiamo cadendo nella terra. Aspri. Lo so, ho sbagliato. Occhio, ok, ora dobbiamo rimettere di nuovo il razzo, non c'è come, quindi. Ok, io sono caduto in acqua. Cavolo. Sono arrivato io. Siamo nella terra. Sì, è fighissimo questa cosa, sciabolette. Cioè, oddio, pensate, ok. Rischio. Cioè, siamo andati nello spazio, nella stazione. Ah, eccovi. Perché mi sa che siete arrivati già. Sì. E poi, subito dopo, siamo scesi sulla Terra. Fighissimo. Abbiamo rischiato, che esplodeva tutto. Sì, questo è vero. Ho paura. Andiamo però adesso. Dobbiamo ritornare di nuovo nella atmosfera. Cioè, nel senso. Non ancora, ho paura. Sì, di nuovo dobbiamo rifare. I viaggi spaziali mi stanno facendo venire un attimo, la nausea. Non c'è il razzo, ragazzi. Dove cavolo è messo il razzo? Guarda che sta qua fuori, c'è una scatola qui. Aspetta, vero. Ah, c'è stata la scatola con il paracadute, è vero. Qui. Ok. Sì, ecco qua quello che mi serviva. Ci andiamo tutti quanti? Aia. Perfetto, non così. Siamo sulla luna. Via, tutti dentro. Ci sono. Via, ok. Adesso ripartiamo, ragazzi. E questa volta andiamo direttamente nella luna. Così almeno possiamo essere bene lì. Vai. Ok, si parte di nuovo. Si parte di nuovo.
Dai, eccoci. Dai, 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 dai. Manca poco, andiamo. Ok, ok. Magnifico. Oh, cacchio, Violet, che cosa mi stai stringendo, sciabolette? Ho paura io. Dai, via. Oh, mio Dio. Ok, siamo qua, siamo per ritornare di nuovo nell'atmosfera. Adesso scegliamo la luna. E mi raccomando, ragazzi, la luna non è come lo spazio che tipo appena saltate ve ne andate via fuori orbitando, ok, nella Terra. Questa volta è meglio. No, è meglio perché così almeno potete. Eh sì, rimanete attaccati al suolo lunare. Quindi sì. Allora. Ok, va bene. Ok, luna. E andiamo nella luna. Sciabolette. Ok. Stiamo atterrando. Ora ci siamo? Stiamo atterrando. Sì, 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 sì. Però devo un attimo rallentare la velocità. Del coso. Aspetta. Eccolo. Ecco, siamo arrivati. Aspettate. Stiamo per atterrare. Stiamo per atterrare. Okay. Stiamo per atterrare. Fabiano. Ti prego. Lo so. Aspetta, piano, mi sposto piano, leggermente. Sì, aiuto. Ok. Perfetto. Siamo atterrati. Siamo arrivati. Sì. Oh. Eccoci qua. Oddio, che figo. Che figata. Tutto in alto. Sì, si può saltare in alto. Magnifico. Siamo arrivati. Dove siete? Siamo questo, ciao, ragazzi. È la base spaziale lunare. Ok. E questa è la casetta mia, che devo ancora arredare. Quindi potreste darmi una mano. Questa qua è quella che è casa mia, della luna. E poi altri sono tipo mini appartamenti che tipo stanno creando. Sì, è molto figo questa cosa. Aspetta, hola. E guardate, possiamo lasciare anche impronte qua nella luna. Però Sbri, che cosa è vero, c'è? Quindi cosa? Hai trovato qualche forma di vita forse qua di qui? No, in realtà non c'era proprio nessuno. Però magari credo che proprio se cerchiamo meglio magari li troviamo. Non lo so. E comunque in ogni caso volando così. Non è solamente questo, perché vado a prendere adesso una cosa che ho lasciato nella navicella di ritorno. Che ovvero la bandiera, ragazzi. La bandiera. Dobbiamo mettere la bandiera, sì, ovviamente. Bandiera. Sì, magnifica. Aspetta un attimo. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Sì. Esatto. Ok, ragazzi, venite tutti qua dove sono io. Ci sono. Ok, un attimo solo, che devo fare la bandiera, ovviamente, dell'Italia. Quindi aspettate un attimo, faccio così. Quindi così, ok. Poi metto bianco e la faccio al centro. No, è troppo. È complicato che fare le bandiere, però è tanto difficile. No, vi giuro che ascolta, devo farla bene. Cioè, la metto adesso, non la metterò più per tutta la mia vita. Ok, perfetto. Non potevi prepararla prima a casa. No, hai ragione. E ci vai una volta sulla luna, a meno che tu non sia. Ma che dici? No, ma ci andiamo sempre un sacco di volte adesso sulla luna. Sciabolette, vai. Mamma, prende la nausea. Dentro la nostra nuova casa. Ma perché non mettiamo un albero? Perfetto. E un albero? Ok, ragazzi, dovrei averla fatta in teoria. Vediamo. Quanti passi? Ok, Italia. Ok, posso aggiungervi? Send invite, sì. Ok, send invite e send invite. Ok, accettate, sì. Basta che andate nel menu delle opzioni. Potete andare ad accettare. Ok, ho fatto. Ho generato, sì. Ho fatto. Perfetto. Ragazzi, venite qua, che la piazzo. Sì, vai. Questo è il territorio. Dell'Italia. Magnifico, sì. Benissimo. E adesso possiamo rimanere. E adesso però in teoria dovremmo rimettere il razzo se vogliamo ritornare nella Terra. Però vi piace comunque, eh? Sì, voglio magnifico fare i fiori lunari. Ci aprirò un ristorante italiano. Se un giorno potenzieremo questo razzo, faremo che andrà anche su Marte, ragazzi. Sì, assolutamente. Entro. No, non adesso, idiota. Ma idiota, non adesso, no. Ma non ora. E chi è che qua? Esco. Adesso ci andiamo a schiantare adesso, dai, su. No, in che senso? Ah, sì!